Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi mettiamo insieme due mondi, la musica del Festival di Sanremo che è giunto quest'anno alla 68esima edizione e il calcio, la squadra, le squadre del cuore dei concorrenti di Sanremo. Mettiamo un po' insieme queste cose, vediamo cosa i concorrenti e non solo di questo festival tifano. Lo faremo dopo la sigla. Calcio e musica, beh, il calcio come la musica in per sé è trasversale, no? Perché influenza in qualche modo sia noi non famosi e poveri, che anche ovviamente i personaggi, i VIP dello spettacolo, della musica e così via, e ovviamente anche ricchi. Quindi diciamo che musica e calcio non fanno distinzioni per quanto riguarda la classe sociale, la mansione, la professione e così via. Quindi questa è una cosa appurata. Detto questo festival arriva alla 68esima edizione con la conduzione di Baglioni, accompagnata da Favino e la Michelle Hunziker, che chi lo sta seguendo lo sa benissimo. Ci sono 20 concorrenti, che in realtà non sono 20 perché alcuni sono delle coppie, dei tri e così via, quindi chiaramente i personaggi sono un po' di più di 20. Detto questo, non di tutti ho trovato la loro squadra del cuore, perché magari alcuni sono disinteressati al fenomeno calcio, per molti di loro sì, e ho fatto anche delle divisioni in base alle squadre, chiaramente. Innanzitutto, per quanto riguarda la Juve, che è casa mia, diciamo, c'è ben poco, nel senso che tanti dicono che la Juve è multimedia, no, i poteri forti, in realtà c'è ben poco, anche se i personaggi che sono juventini ci riempiono d'orgoglio in qualche modo, e poi vedremo chi. Anzi, vediamo subito. La prima è la juventina Michelle Hunziker, quindi già il fatto di avere la Hunziker da nostra parte è motivo d'orgoglio perché è molto bella, e quindi è anche un personaggio di spicco dello spettacolo della TV italiana, pur essendo svizzera. Juventina perché? Probabilmente perché è stata insieme sposata a Ramazzotti, che è un juventino doc, quindi forse è stata un po' influenzata da questo motivo qua, io credo, è una mia supposizione. Se ricordate bene, Michelle Hunziker entrò per Juventus Napoli con la divisa Juventus, per una campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Mi pare che fosse questo il motivo. E ricordate la scenetta in cui c'è Hamsik che guarda Michelle Hunziker un po', cioè chiaramente Michelle Hunziker in divisa è tanta roba. Passiamo agli altri juventini. Abbiamo Ron, è altro motivo d'orgoglio perché Ron è un cantante formidabile che porta a Sanremo una canzone scritta da Lucio Dalla, quindi diciamo che un po' tutto è veramente molto bello. Oltre a Ron, infine abbiamo Renzo Rubino, che da quanto ho letto dovrebbe arrivare alla serata finale di sabato con sotto la maglia di Pjanic, che dovrebbe mandargli il suo Pjanic firmata. Da quello che ho letto sono voci, poi non so se lo farà veramente, dovrà metterla sotto, no? Sotto la giacca. Vediamo se si vedrà o meno, nel caso farà discutere un poco, perché ovviamente quando si vede qualcosa di bianco o nero, insomma, sembra che sia la fine del mondo, però Renzo Rubino è uno di noi. Passiamo all'ambiente giallorosso, che è molto pesante perché molti artisti, molti concorrenti sono anche romani, oltre che romanisti appunto, pertanto talvolta i romani sono anche romanisti, maggior parte, questo è abbastanza appurato, oppure sono laziali in ogni caso. Partiamo da chi? Claudio Baglioni. Claudio Baglioni, che è il direttore artistico di questo festival, è romanista doc. Oltre a lui abbiamo Francesco Favino, quindi il conduttore principale e la spalla sono entrambi romanisti. Tra i cantanti abbiamo Masca Zè, che a me piace tantissimo, tra l'altro magari in futuro farò un po' quelle che sono le mie classifiche per i miei cantanti, non di Sanremo perché non voglio parlare di Sanremo, ma per quanto riguarda i miei gusti musicali, cosa che ho fatto col cinema, non escludo di farla anche con la musica. Masca Zè quindi. Infine gli altri due sono Noemi, la cantante Noemi, rosso di capelli, quindi praticamente manca solo giallo, e per ultimo Luca Barbarossa, che tra l'altro porta una canzone in romanesco, diciamo quindi molto molto affiatato con il suo paese d'origine. Passiamo in casa Inter con i Decibel, o meglio con Enrico Ruggeri, che è il più famoso dei tre, con Enrico Ruggeri, ecco, che è interista doc, oltre che milanese se non erro. Oltre a lui abbiamo Nina Zilli e infine Elio di Storie Tese, o perlomeno Elio sa che è interista, non so gli altri componenti della band cosa siano, in ogni caso li definiamo interisti. L'altra sponda di Milano Calcio, del Milan appunto, abbiamo Le Vibrazioni con Francesco Sarcina, che è milanista, ovviamente non so gli altri componenti, ma prendo lui il frontman, che è quello più conosciuto, milanista, e oltre a lui abbiamo Ornella Vanoni. Si dice appunto che Ornella Vanoni abbia fondato lei stessa il Milano, chiaramente più o meno l'età è quella. Torniamo un po' a Roma, sponda Lazio, abbiamo solo uno che è Fabrizio Moro. Fabrizio Moro, che è accompagnato dall'italo-albanese Ermal Meta, molto bravo anche lui, che è molto affiatato con Bari, la città che l'ha adottato, insomma. Come sapete, molti albanesi fino agli anni 90 arrivarono in Italia e furono accolti da molte città praticamente del sud Italia, dall'Abruzzo in giù più o meno, e Bari è una di queste, e appunto Ermal Meta ha vissuto là e quindi è molto legato a Bari e anche al Bari Calcio. Sponda Napoli, anche Napoli ha le rappresentanze, no, per quanto riguarda la musica, partita da Stash e The Colors, probabilmente anche gli altri due perché sono tutti e tre napoletani, ma io mi faccio riferimento chiaramente a Stash, quello più conosciuto, The Colors.
E ovviamente gli altri due, la coppia Enzo Vitabile e Peppe Servillo, che sono napoletani, sia napoletani di origine per quanto riguarda l'origine di nascita e anche per quanto riguarda il tifo di calcio. Per quanto riguarda la sponda viola, la Fiorentina, abbiamo Riccardo Fogli che insieme a Robby Facchinetti fanno questo duo che hanno portato questa canzone. Robby Facchinetti invece è atalantino, quindi tifa Atalanta, quindi è perché è anche di Bergamo, quindi chiaramente tifa la squadra in quel caso della sua città. Non che sia un male chiaramente tifar la squadra che non sia della propria città, sia ben chiaro. Visto che abbiamo parlato dei Pooh, c'è l'altro Pooh, che è Re del Canzian, che è trevigiano come me, anzi trevisano. Trevisano è tipo a Treviso, tra l'altro lui e la figlia tempo fa fecero, non so se sono la figlia o lui, non mi ricordo, però fecero l'inno del Treviso, molto bello, il calcio del sorriso mi pare, che andava molto 10 anni fa, quando c'era Treviso tra la B e la A, quegli anni là, e mi pare che sia proprio lui con la figlia, se non Chiara Canzian dovrebbe essere, quindi è molto tifoso del Treviso, ecco, e non di altre squadre maggiori. Poi abbiamo Annalisa che non è molto, probabilmente non è grande tifosa di nulla, ma è tifosa della sua città d'origine, della squadra della sua città d'origine dove abita più o meno, che è la Carcarese, squadra per la quale, adesso non so in che categoria sia, ha fatto anche l'inno, quindi riuscite anche a trovare l'inno appunto su YouTube, l'inno della Carcarese di Annalisa. Poi cercando quella ho trovato anche per Mario Biondi, non si definisce bene il tifo, ma essendo nato mi pare in Sicilia e vivendo però a Parma, si dice che tifi Catania o Parma, ecco diciamo che forse non è un tifoso accanito, quindi un po' si divide in queste due cose qua. Per quanto riguarda gli altri non ho trovato nulla, perché questi riferimenti li ho trovati su due articoli, uno di Fox Sport e uno di Goal.com. Per gli altri non si capisce bene, io reputo, credo che lo stato sociale, probabilmente sono tutti di Bologna, potrebbero tifare Bologna un po' come Gianni Morandi, non è detto, potrebbero tifare o Bologna, o chiaramente a questo punto delle squadre maggiori, non è detto. Non ho trovato nulla per Giovanni Caccamo, non ho trovato nulla per Bunker e Pacifico, che sono coloro che concorrono insieme a Ornella Vanoni, e nemmeno ho trovato nulla per Diodato e Roy Paci. Tra l'altro Diodato mi pare che sia di Aosta, quindi probabilmente, non so, tifare una squadra maggiore, può essere che anche tifi la Juve, o può essere semplicemente che non sia chiaramente allineato in nessun modo. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Una piccola aneddoto da quello che ho letto, perché ho letto l'intervista di Ron a Tutto Sport. Ron da ragazzino era interista, poi è guarito in qualche modo, è diventato juventino. Quindi la Juventus prima o poi prende tutti, quindi anche voi tornate sulla retta via perché la Juventus è la strada giusta. Scherzi a parte, ognuno ti fa quello che vuole chiaramente, ma questo aneddoto qua volevo portarlo perché è un Juventino adottato, quindi è possibile anche questo, quindi grande Ron. Grande Ron, ma soprattutto grande Michelle, perché chiaramente è pure bella, quindi magari lanciare i sardi non fa neanche male, anche se è sposata e non poche volte. Detto questo ragazzi, io finisco qui, spero che vi sia piaciuto. E niente, se avete dei cantanti, magari altri cantanti che non siano questi, del quale sapete appunto il loro tifo calcistico, me lo scrivete qui sotto. Magari vediamo qualche news, qualche voce, qualche aneddoto su altri cantanti che magari non sono in gara. Come sempre, forza Juve, perché io sono il quarto di questa classifica, sono il quarto juventino. Forza Juve e alla prossima. Ciao! Paura, paura, paura.